Su per la valle c'è un filo d'erba, e Johnny che osserva, e Johnny che osserva. Su per la valle c'è un filo d'erba, e Johnny che scopre la verità. La verità, la verità, la verità, qua nella valle. Ah! La Valle Argentina, una delle valli delle Alpi Liguri, che prende il nome dal torrente che nasce dalle pendici del Monte Saccarello e termina il suo maestoso percorso in mare, attraversando paesaggi e paesi rimasti illesi dal trascorrere del tempo. Sì signore, ho capito. Manderò sul posto uno dei miei migliori agenti. Chiamatemi subito Johnny Filo. Ehi Federica, senti questa. Sai qual è il colmo per una gallina? Essere chiamata in tribunale per deporre. Sì, pronto capo, cosa succede? Johnny, c'è un nuovo caso per te. Mi hanno appena comunicato che Stocchi, il merluzzo di Badalucco, è scomparso. Devi recarti subito là. Capisco, capo, vado subito. È il momento di entrare in azione. Scusa Enrico, devo andare. Il dovere mi chiama. Badalucco è situato nella media valle argentina, adiacente la rocca di San Nicolò. Il ponte di Santa Lucia e quello della Madonna degli Angeli sono alcuni dei punti di interesse che radunano molti turisti, come le numerose architetture religiose. Il borgo medievale conserva ancora oggi un fascino particolare, come i vari ristoratori che tramandano le fantastiche ricette della cucina locale. Tradizionale da più di 50 anni, la Sagra dello Stoccafisso, in programma ogni anno a metà settembre. Stocchi amava restare qui nella sua cella frigo, avvolto da un cubo di ghiaccio. Del resto in Norvegia il suo paese d'origine fa molto freddo. Dall'acqua che cola, sembrerebbe che il colpevole abbia sciolto il ghiaccio, probabilmente utilizzando dell'acqua calda portata con questa brocca. Certo, questa è solo un'ipotesi, ma mi sembra molto valida. Tornerò giù in paese a fare qualche domanda. Sono sicuro che qualcuno sa cos'è successo. Signor pescatore, lei che è un esperto di pesci, ha mica visto Stocchi, un grosso merluzzo sempre sorridente? No, non l'ho mai visto, non lo conosco. Sono qui di passaggio, io di solito pesco in mare. E adesso fai silenzio che mi fai scappare i pesci. Ok, ok, allora vado e buona pesca. Ma mannaggia la miseriaccia, ma guarda un po' questo che mi deve dire buona pesca, ma va... Signor Alvaro, lei conosce Stocchi il merluzzo? Lo ha visto di recente? Sì, conosco Stocchi, è arrivato anni fa qui a Badalucco dalla lontana Norvegia. Ma mi dispiace, non lo vedo da tanto tempo. Ora mi scusi, ho una tabella di marcia da rispettare e sono in ritardo. Firmo questa bolla di trasporto e parto per una nuova consegna. Grazie per la collaborazione, non le faccio più perdere tempo. Buon viaggio! Signora Wanda, ha visto Stocchi di recente? Magari è venuto a trovarla qui, nella sua bellissima locanda. No, non vedo quel bell'imbusto di merluzzo da quando con i suoi amici mi ha bevuto tutta la scorta di vino bianco, senza pagare. Quando lo vedete, ricordatevi che se non paga, lo faccio al forno con le patate. Accidenti, sì signora, non si preoccupi. Spero di riferire il messaggio al più presto. Arrivederci e buon lavoro! Sì, pronto capo. Allora Johnny, come procedono le indagini? Bene, penso di aver scoperto il colpevole. Glielo dirò dopo la pubblicità. Pubblicità? Ma Johnny, sei impazzito! Il centro commerciale La Riviera Shopville in via privata Roggeri 52 a Taggia vi aspetta tutti i giorni dalle 9 alle 21. 30 negozi, tra cui spazio Conad, ampio parcheggio con più di 1000 posti auto per uno shopping comodo e conveniente. La Riviera Shopville. Ogni giorno, insieme.
Grazie signore e signori per aver accettato il mio invito a questo confronto. Ho capito che uno di voi non mi ha detto la verità, infatti c'è una piccola prova che lo smaschera. Ricordo perfettamente che nella scena del crimine, cioè la cella frigo dove è stato rapito Stocky, c'era un particolare molto importante, e cioè la brocca contenente l'acqua calda con cui il colpevole ha sciolto il ghiaccio intorno a Stocky. Ebbene, tale brocca è stata posata sul tavolo con il manico rivolto a sinistra. Quindi si deduce che il colpevole è mancino, come Alvaro il camionista, che appunto firma e scrive con la mano sinistra. Sei stato tu a rapire Stocky il merluzzo. Sì, lo confesso, e l'avrei anche fatta franca se tu non ci avessi messo il naso. Thank you, Johnny. Questa volta me la sono vista brutta. Figurati, Stocky. È stato un piacere. Well, ma perché mi voleva rapire? Perché in realtà Alvaro è... il conte Sebastian Contrarius, il perfido individuo che odia la Valle Argentina, tanto da sabotare tutte le sue attrazioni turistiche. Il suo piano era molto semplice: rapirti in modo che tu non potessi organizzare, come ogni anno, la tradizionale sagra dello Stoccafisso, qui a Badalucco. Bravo Johnny, come al solito hai capito tutto. Ma ora è giunto il momento che io vada, ma starne certo, ci vedremo presto. Caspita, devo dire che è un bel modo per uscire di scena. Comunque, non mi fai paura, Conte Contrarius. Io sarò sempre qui pronto a difendere la valle. Tutti sanno che nella valle c'è un filo d'erba che veglia su di loro. Il suo nome è Johnny. Johnny Filo. Su per la valle c'è un filo d'erba, e Johnny che osserva, e Johnny che osserva. Su per la valle c'è un filo d'erba, e Johnny che scopre la...